sit-in di UIL, CISL e CGL Funzione Pubblica Toscana davanti alla Prefettura di Firenze per il riconoscimento del contratto nazionale di lavoro nel settore della sanità, bloccato da 14 anni. Gli interessati sono oltre 100.000 lavoratori in Italia, 3.000 in Toscana. La preintesa è stata firmata dai sindacati e le associazioni datoriali AIOP e ARIS. Alla fine di luglio doveva esserci la firma definitiva, ma dicono i sindacati, i datori non l'hanno onorata. CGL, UIL e CISL si battono per il riconoscimento della professione, per l'orario di lavoro e l'adeguamento dello stipendio. Voi avete chiesto l'adeguamento dello stipendio, di che cifra si tratta? Si tratta di valori che vanno tra i 160 e i 220 euro al mese, che sono da riconoscersi a tutti i lavoratori della sanità privata dopo 14 anni di gravissima discriminazione rispetto ai colleghi del pubblico. Era stato firmata la preintesa, il 31 luglio si doveva ratificare con la firma definitiva, le associazioni datoriali AIOP e ARIS continuano in un silenzio assordante e con irresponsabilità a rifiutare la firma definitiva, impedendo così il riconoscimento dei valori economici. L'appello che facciamo è che non venga messo in disparte il nostro grido per quanto riguarda questo mancato rinnovo del contratto e che dopo tanti elogi fatti anche nel periodo del Covid anche alla sanità privata non ci si dimentichi di noi. Un avvicinamento di fatto a quelli che sono i contratti del pubblico e che quindi prevedono per questi lavoratori un'importanza molto prioritaria per questa firma di questa preintesa.